Benvenuti a questa edizione del nostro giornale di oggi 9 dicembre 2017. Se il gestore non torna alla normale turnazione, il primo cittadino requisisca le reti e le sorgenti che sono di proprietà del comune e per ragioni di ordine pubblico e sanitario che ci stanno tutte assicuri l'acqua ai suoi cittadini. Lo scrivono in una nota i consiglieri comunali pentastellati Teresa Bilello e Alessandro Curreri a proposito del perdurare delle disfunzioni sulla distribuzione dell'acqua. Disagi per qualche giorno da lunedì 11 dicembre per lavori alla rete idrica cittadina nella zona di Santa Caterina. Girgenti Acque deve effettuare degli allacci importanti per il miglioramento della distribuzione idrica nella zona e sarà necessario operare in quel tratto di centro per almeno un paio di giorni. A riferirci la notizia, il comando della Polizia Municipale di Sciacca è interessato alla gestione della viabilità. Vista la presenza di una scuola, si annunciano quindi delle difficoltà per i genitori dei bambini che frequentano l'istituto Scaturro. Sarà impossibile arrivare con le auto fin davanti l'edificio. Matteo Messina Denaro, nella rarissima foto sfocata in bianco e nero con i Ray-Ban, è sulla copertina del magazine di Le Monde in edicola ieri, che lo presenta come l'uomo più ricercato d'Italia. Nell'interno 7 pagine di reportage e fotografie essenzialmente della Sicilia dal titolo Il fuggitivo di Cosa Nostra. Sono 24 anni che in fuga, si legge, sfugge alla giustizia nonostante il 1,5 milioni di taglia per la sua cattura. Karate, domani a Melilli si svolgerà l'ultima tappa del Grand Prix Sicilia esordienti a Comité Filcam. La Ippon Karate Lentini di Sciacca sarà presente con numerosi atleti. Il team femminile è composto da Irene Marturano, Giada Verdolin, Daphne Soldano, Giada Esposito, Martina Quartararo, Beatrice Curreri, Simona Di Gaetano. La squadra maschile sarà in gara con Paolo Propizio, Riccardo Lovetere, Andrea Danna, Giacomo Vinci, Angelo Ciancimino, Santo Scaturro, Nicola Cacioppo, Sandro La Rocca, Mattia Ruvanzeri, Vito Miceli e Giuseppe Gulino. E ultima gara federale domani per la polisportiva Karate Judo Club di Sciacca. Il sodalizio guidato da Pippo Piazza sarà impegnato domani a Palermo per l'ultima tappa del Grand Prix regionale di Judo per la classe esordienti B agonisti. Sarà in gara nella categoria femminile da 44 kg Giulia Giorgi, in testa alla classifica attuale. Gli basterà anche un secondo posto per aggiudicarsi il Grand Prix 2017. Nella classe maschile Diego Craparo, attualmente al secondo posto nella sua categoria di peso, chilogrammi 40, cercherà di conquistare il titolo. Per il momento è tutto, vi ricordiamo di visionare anche tutte le altre notizie, gli altri articoli presenti all'interno del nostro portale, Gioprestia per il Corriere di Sciacca.it.